L'eccezionale ondata di gelo sta provocando anche disagi alle tubature, in alcuni casi completamente ghiacciati e famiglie senza acqua, come ci racconta la consigliera comunale Mary Cornacchini. Ci sono i tubi ghiacciati proprio lungo la strada, si sta ora cercando di scaldarli con le bombolette la fiamma, perché è il tubo ghiacciato prima del contatore, quindi o si riesce a ghiacciarlo così o altrimenti domani mattina devono intervenire facendo lo strappo e ricontrollando, perché in questo momento non è ripartito. Era tanto che non risuccedeva, non era successo negli anni 90 e sinceramente anche con le temperature basse degli ultimi anni, ma mi diceva quel signore di nome Acque che è venuto che stanotte c'era in alcune zone meno 17. Quindi insomma, è un'emergenza che si poteva far poco, insomma. No, su questo, cioè, quando ghiaccia i tubi sottoterra, lì, cioè, che si fa? Cioè, purtroppo sono cose, come mi diceva quello il tecnico di Maiacco, può capitare, e il disagio c'è perché, cioè, avendo l'acqua non arriva, la caldaia la puoi mettere in funzione perché se finisce il ciclo dell'acqua c'è il problema che poi salta tutto.